È stato un 2022 molto, molto importante, impegnativo, passare dalla primavera ai professionisti è un salto importante, il primo salto considerevole per quel che mi riguarda la mia carriera, quindi diciamo che è stato un anno impegnativo. Finiamo adesso con l'ultima partita di campionato il 23 e poi avremo il giorno di ritorno per finire appunto la stagione nel migliore dei modi nella seconda parte di campionato. Legarmi al club che mi ha cresciuto è veramente un onore, mi ha cresciuto appunto come uomo, come calciatore, quindi stare fino al 2026 con questa società è fantastico. Inoltre è un po' un coronamento di tutti i sacrifici fatti fin da bambino e non posso solo che essere felice. Che atmosfera hai trovato qui a Cuneo? È molto bello, i ragazzi tutti felici con i fuochi d'artificio, si vede che è una società che appunto ci tiene a far crescere i propri bambini, i propri ragazzi nel migliore dei modi per fargli creare un futuro più bello possibile. È stato un anno molto importante appunto, ho esordito appunto nel campionato di Serie C dei professionisti, questo è il mio secondo anno nella seconda squadra Juventus, quindi è stato per me un grande obiettivo da raggiungere dopo anni e anni dalla Juventus, e quindi sono molto contento di quest'anno. Per quanto riguarda la stagione insomma, con Under 23, come sta andando? Adesso chiuderete l'anno con un impegno importante. Sì, ora ci manca l'ultima gara da fare bene prima delle vacanze e poi appunto speriamo di arrivare a fine anno, fare un buon campionato, arrivare ai playoff pronti per provare anche a salire. Certo, ovviamente qui è un ritorno in provincia di Cuneo, a te non chiedo che atmosfera hai trovato perché lo conosci bene, però come è stato per te personalmente tornare qui in questo ambiente? No, è stato bellissimo tornare qua, io appunto abito qua vicino a Dronero, nella città di Dronero, quindi mi sento a casa qua, ecco, quindi soprattutto con questa veste della Juventus sono molto orgoglioso di essere qua oggi. Hai accennato a Dronero, ti chiedo due battute, so se hai avuto modo di seguire la Pro, come sta andando, è una squadra che in eccellenza comunque dice sempre la sua, no? Sì, ormai la Pro è una buona squadra di eccellenza che può puntare anche a salire in categorie superiori e quindi niente, dai, speriamo faccia un buon campionato e anche i ragazzi del settore giovanile appunto possono far bene in prima squadra.